Ok, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino tecnico, come ormai sapete che purtroppo praticamente è la norma, ma ce l'abbiamo fatta, dovremmo essere live, spero che ci vediate, che non ci siano problemi, spero che si veda, che si senta tutto senza problemi. Io intanto sto cercando di recuperare anche la chat. Così poi dopo controllo bene anche i vostri messaggi, eccetera, eccetera. Intanto per cominciare, voi vi chiederete dov'è Stefano. Ebbene, Stefano e Giusy, giustamente, sono in sala d'attesa in questo momento perché abbiamo pensato di farvi vedere, buonasera Carmen, di farvi vedere come è fatto un po' il tempio in cui pratica Stefano, che ha la fortuna appunto di avere una stanza dedicata. E quindi adesso io aggiungo allo streaming, Giusy che sta facendo da operatrice, da cameraman, diciamo, e vediamo l'ingresso nel tempio. Eccoli qua. Mettiamo in grande. Buonasera, buonasera, Giusy, buonasera, Stefano. Ecco, vai, vai, Buonasera. Giusy, entra. Facci vedere, guardate che bello che è il tempio di magia cerimoniale Buonasera. di Stefano. Ecco, vedete il cerchio per terra, vedete le due colonne all'ingresso, e insomma, l'altare si è sistemato bene, ha fatto proprio un bel lavoro, hanno fatto insomma proprio un bel lavoro, benissimo. Insomma, una gran bella cosa, devo dire. Benissimo, allora se adesso invece ci avviciniamo un po' a Stefano, magari così riusciamo a sentire meglio anche quello che dice, perché sennò col Buonasera a microfono un po' tutti. lontano. Buonasera Stefano e buonasera Giusy, Ogni buonasera a tanto tutti bisogna voi. guardare in basso perché non ho fatto il telefonino io qua per vedervi. Ecco, io devo tenere d'occhio un po' la chat, non so adesso come posso fare? Vediamo se riesco a farlo dal cellulare, così posso vedere i messaggi in diretta. Eccola Io in qua, teoria si riesco a vedere dovrebbe anche farci. il telefonino mio. Buonasera Silvia, buonasera Adimar, Cinzia, Cinzia, Rita, bene. Rita, Carmen. Buonasera a tutti Insomma, voi. buonasera a tutti. Allora, Stefano, stasera noi avevamo pensato, visto anche che no, abbiamo fatto diverse live sull'argomento, ma spiegando la cosa da un punto di vista più teorico, no? Spiegando anche un po' tutte le varie ragioni che ci sono dietro, no? Di fare invece qualcosa di più pratico, quindi di far vedere appunto un paio di esempi, magari anche tre, se riusciamo, di cerchio, di rituali, di pratica, insomma, per fare il cerchio. E quindi, cosa facciamo di bello stasera? Spiegaci un po'. Ma questa sera l'intento sarebbe quello di far vedere un attimino, cercare di far vedere pian pianino con la calma le posizioni che sono da adottare in questi rituali, cercando di illustrarle e far vedere qual è la posizione corretta nello sviluppo. E nel qual caso, appunto, faremo vedere i due rituali. Innanzitutto di cui ho parlato l'ultima live io, cioè il minore del pentagramma e lo Star Ruby. Se avanza tempo, possiamo dare delle nozioni su come vengono eseguiti i pentacoli in funzione alle invocazioni che vogliamo fare. Poi una chicca, pensavamo sempre se avanza tempo, appunto ne parlavamo io e te, Yuri, avendo la fortuna io di avere questo cerchio che dopo aggiorno volta per volta in funzione al periodo dell'anno, ma tu lo saprai illustrare molto meglio dopo, far vedere un attimino com'è composto il cerchio di evocazione angelica di Pietro Daba.
Certo, quindi Credo. insomma, facciamo una piccola dimostrazione pratica di come si può praticare il rituale minore del pentagramma al rubino stellato e poi parliamo un po' anche di Pietro d'Abano, anche solo per far vedere come si costruisce tecnicamente, diciamo, il cerchio a terra, perché al contrario del pentagramma del rubino stellato, il cerchio di Pietro d'Abano prevede proprio un cerchio disegnato a terra con una serie di nomi specifici, mentre diciamo, gli altri rituali sono più, volendo, astrali, energetici, non necessitano per forza di tracciare a terra qualcosa, mentre invece il rituale di Pietro d'Abano prevede appunto questa cosa. Quindi insomma, un bel programma, Ovviamente, direi. magari non si spaventi, Pietro d'Abano ha dei nomi su che sono sacri e tutto, però la valenza ce l'ha nel momento in cui viene consacrato e vengono verbalizzati i nomi divini, se no è un cerchio inerte, voglio dire, in questo momento è un cerchio inerte, però è qua per poterlo vedere, volevo specificarlo, insomma. Certo. Buonasera anche a Maria Grazia, non so perché non mi aggiorna la chat sul cellulare. Isabella, ah, buonasera Isabella, Buonasera, esatto. anche a te. Bene, Francesca, Francesca, dov'è? Non la vedo, buonasera. aiuto. Capo Ah. Francesca Fanni, appena arrivata. Ok, ah, ok, buonasera. Bene, Quindi Susi. sono in auto ma seguo. Ciao Susi, ok. Ciao Susi. Quindi direi che possiamo cominciare a dare una. Vabbè, tu hai già parlato del pentagramma, un po' ne ho parlato anch'io, insomma, sappiamo più o meno, possiamo fare un breve riassunto e poi far vedere i vari passaggi. Magari li spieghiamo prima, tu li mostri, io provo, insomma, a commentarli e poi facciamo vedere il rituale completo, no? Direi che mi sembra l'opzione. Il pentagramma è un rituale che deriva. Buonasera Loredana, buonasera Francesca. Un rituale che deriva dalla Golden Dawn, dalla pratica della Golden Dawn. È un rituale che serve per fare un cerchio di invocazione di bando. All'inizio si fa un'invocazione preliminare con la croce cabalistica, poi si va a est e si cominciano a tracciare i quattro pentagrammi o di invocazione o di bando, andando sempre in senso orario, comunque, al contrario di altri cerchi come il cerchio elementale, in cui si va in senso orario per invocare, in senso antiorario per bandire, come in molte tradizioni Wicca o di stregoneria, invece qua si va sempre in senso orario, cambia solo la direzione in cui vengono tracciati i pentagrammi, lo vediamo dopo, e si fa quello che viene definito il cerchio di fuoco, i pentagrammi si attivano facendo un movimento che si chiama segno dell'entrante e facendo delle invocazioni di alcuni nomi sacri di Dio, sostanzialmente secondo la tradizione cabalistica, ermetica, ovviamente di derivazione ebraico-cristiana, ma insomma, poi in realtà, come sapete, ci sono tanti significati, tanti livelli di interpretazione. Finito il cerchio, si torna al centro, dietro l'altare, si chiamano i quattro arcangeli, Rafael, Michael, Gabriel e Uriel, e poi dopo si rifà la croce cabalistica, sostanzialmente in breve, no? Direi più o meno, questa qui è la tecnica del rituale. Vuoi aggiungere qualcosa? Cioè, vogliamo. Sì, vorrei aggiungere più che altro per non doverlo dire, perché dopo magari quando iniziamo, magari un po' tardi, vorrei far vedere come in questo altare appunto c'è a disposizione dei punti cardinali, ovviamente fatta con la bussola, proprio per farvi capire quando facciamo, sì, se glieli fai vedere. Quando facciamo un rituale che in magia cerimoniale partiamo sempre rivolti verso est, quindi dopo vedrete che io sono rivolto verso est, vedrete i punti cardinali, adesso ve li faccio illustrare in modo da fargli vedere che lì c'è scritto est. Che non sta Certo. molto bene, ma vediamo se Buonasera qua qua. buonasera anche a Lorenzo, intanto io saluto. Ok, quello è l'est, quindi Ciao cominceremo da lì. Lorenzo. Poi. Il sud, ok, Ovest, sud, sì, vuol dire ovest. ovest e il E nord, ok. finiremo qui a nord.
per poi tornare bene a est. Allora, noi la croce cabalistica in realtà tu l'hai già dimostrata, diciamo, però ne riparliamo perché fa parte integrante del rituale. Tutti i rituali del pentagramma che siamo di bando di invocazione devono sempre iniziare e finire con la croce cabalistica, no? Quindi è una parte molto importante, diciamo. Sì, certo. Allora, l'invocazione da fare, che bisogna imparare la memoria, insomma, bisogna, un po' di cose in magia bisogna imparare la memoria, ma tanto con la pratica pian pianino entrano, non è difficile, insomma. È una frase in ebraico, a te malkut vegevura vegedula leolam amen, che vuol dire, è una frase tratta dal Padre Nostro tradizionale, che rimane ancora nella cultura valdese o in alcune funzioni del rito ambrosiano cattolico, nella cultura anglicana, che vuol dire semplicemente tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli, e così sia. In sostanza, poi ovviamente queste parole hanno una valenza molto particolare in magia, nella tradizione cerimoniale. E in genere si fa, appunto, come spiegava Stefano l'altra volta, toccando dei punti energetici del corpo che corrispondono a determinate sefirot nell'albero della vita, immaginandolo dietro di noi, alle nostre spalle, no? Per cui abbiamo Gevurah sulla nostra spalla destra, Gedulah, che poi sarebbe Maremma, dai. Dai. La forza, Gedulah. Sì. Sì, ma Gedulah è il nome della sefira, mi sfugge in questo momento. Kesed. Sì, ok. Kesed sulla spalla sinistra, ovviamente a te, cioè quando tocchiamo, diciamo, il centro della fronte e la corona, Keter, e poi invece Malkut, diciamo, in basso. Confermo quanto detto nella cultura valdese, immagino sia Susi, che qua non vedo il nome, sì, esatto. Sì, Susi. Vogliamo cominciare da quella? Rifacciamo insieme la croce? Un attimo i cuscini, allora, e mi metto qua al centro. Chiuda. Allora, adesso la faremo in pratica, come abbiamo detto già nelle scorse live. Inizieremo alzando la mano verso il cielo e ci immagineremo di prendere una luce, la luce di Keter, che viene verso di noi, portarla appunto qua. Quindi faremo Ate Malkut Vegevura Vegedula Cerchio. Sarebbe da fare, immaginavo che, perché c'è l'ordine, io faccio così. Leolam Amen. In titolo. Perfetto. Dopo, quando faremo il rituale completo, certo, sarà un po' più. Ma non usi la veste? Cioè, no, non è... Perché volevi che mettessi su la veste? Dai, già che facciamo poi il rituale, guarda che potrebbe essere carina come cosa. Sì, però mi dai dato un secondo che la prendo. Vesto. Sì, sì, va bene, va bene. In mutande, però. Vabbè, intanto vi faccio vedere qualche particolare. Qua piccolo, c'è il nostro Hermanubis. Ah, bellissimo, certo. Hermanubis, di cui parleremo magari in una futura live, di uno spirito molto interessante. Con le nostre ciotole, con scritto Aferu dei nostri antenati. Certo. Una mia e una di Stefano.
Bellissimo. Qui c'è l'altare di Hermes. Bello, molto bello. Anche con gli tarocchi vedo che tenete di sopra, cioè, mi sembra, no? Sì. C'è Sì. un libro. E vari simboli cari a Hermes, la tartaruga, il gallo, ovviamente l'immagine di Hermes. Certo. Qui abbiamo a nord, nordica, l'altare di Freya, Che è la tua quindi divinità tutelare? è la mia divinità, sì. Ok. Molto bello. E anche questo sempre. Molto bello. Questo invece è l'altare che usiamo poi che si vede sempre nelle live, i vari simboli, appunto le colonne che avete visto prima all'entrata. Dicono che c'è qualche spernacchio, qualche interferenza a livello di audio. Io non sento nulla, ahimè, non, No, io sento bene. mi dispiace, non saprei come. Vorrei che ci fosse qualche problema di linea, però io non ho, cioè da StreamYard, dal back-end, diciamo, non sto vedendo problemi di nessun tipo, per cui non saprei bene come risolverli, perché non avendoceli io, non vedendoli. Mi dispiace, c'è molto rumore. Aspettate un attimo. Ma Non vorrei, proprio non vorrei che. da noi o in generale, da noi? Perché io ho attaccato un po' il ventilatore, ma dovrei avere la cancellazione del rumore sul microfono. Però può essere che magari non stia funzionando il filtro di cancellazione del rumore, magari fosse quello che faceva casino. Adesso si sente meglio? Morirò perché è come fare una sauna, però va bene. Fatemi sapere se va un po' meglio a livello di audio, forse era quello che dava problemi, non lo so. E che ho paura che non si senta che tu parli. Vabbè, voi ditemi se sentite Stefano, se sono troppo lontana. Ok, quindi Eccomi, pronto. ecco, così molto meglio, molto più professionale. No, uguale? Non è cambiato Sì, nulla? Non è sono cambiato. corretto. No, va bene. Certo. Non è cambiato nulla come rumore? Ma da noi viene il rumore da te o in Non è il generale? ventilatore. Sì, perché. Eh no, ma neanche io sento nulla. Vabbè, almeno posso rimettere il ventilatore, quindi è già una buona cosa. Mi dispiace, non so come mai. Poi, quando rivedremo il video, cercheremo di capire quale sia il problema. Insomma. Comunque, una volta, diciamo, fatta la prima croce cabalistica di apertura. Buonasera, Marcus. Allora, si va a est, appunto, facciamo vedere i vari passaggi, poi dopo vediamo il rituale insieme, insomma, intanto almeno facciamo vedere i vari passaggi. E che rituale vuoi fare? Vuoi invocazione o bando? Cosa vuoi Faccio fare? un bando di terra, per essere chiaro, con le croci di terra normale, quello semplice, Ok. 30 grammi di terra in bando. Ok, perfetto. Quindi si traccia Allora, il pentagramma. Vai. io dopo quando lo farò, ci tengo a precisarlo, lo dico prima, mi vedrete che lo farò con gli occhi chiusi, ma questo perché nella mia pratica io sono arrivato a un punto personale dove, utilizzando la mano, quindi nella materia, e tenendo chiusi gli occhi, riesco dentro di me a vedere meglio il pentagramma che faccio. Okay? Cioè, me lo vedo. Però comunque. Adesso sta, Però non so cioè se. sento un po' male anch'io l'audio adesso, effettivamente. Forse perché sei un po' lontana col microfono. Vabbè, comunque. Ok, pentagramma, espiro.
Ecco, avete visto che lui dice che voleva tracciare un pentagramma di Bando, fare un rituale di Bando, e avete visto che è partito dalla punta in basso a sinistra, immaginando il pentagramma di fronte a voi, ed è andato verso la punta in alto. Quindi ha fatto punta in basso a sinistra, punta in alto, e poi ha tracciato il resto delle punte. Questo qui è appunto, come diceva lui giustamente, tecnicamente il pentagramma di Bando della Terra. All'interno del rituale del pentagramma significa che tutte le energie residue presenti in Malkuth, presenti nella sfera materiale, nella sfera anche diciamo dell'eterico, insomma vicino a noi, a noi esseri incarnati, al mago che sta praticando nel suo tempio, tutto quello che c'è in eccesso, che è in disequilibrio, eccetera, viene rimandato nello spirito, viene rimandato in che termini? Viene rimandato comunque in astrale, viene per fare in modo che si recuperi un equilibrio corretto, mentre invece nell'invocazione si parte dalla punta dello spirito e si scende verso la punta della terra in basso a sinistra e poi lo si tratta esattamente come sta facendo adesso Stefano, perché in quel caso invece stiamo chiamando delle energie dallo spirito nella materia, dallo spirito nella terra, in Malkuth, che è la sfera della terra. Ok, quindi lui adesso lo sta facendo di Bando, sta facendo un rituale di Bando, che siamo a est, ha fatto il pentagramma. Yahweh. Ok, quello che fa, questo che sta facendo, questi due gesti che sta facendo, come vi dicevo, sono il segno dell'entrante, fallo rivedere un attimo, ok, quindi avanzate con un piede, mettete in avanti entrambe le mani e entrate sostanzialmente nel pentagramma che avete appena disegnato, attivandolo energeticamente con la vostra energia, pronunciando un nome divino, Yahweh, oppure si dice Yod He Vav He, per non pronunciare il nome di Dio, si dice il tetragrammaton, oppure si dice tetragrammaton in alcuni casi. E poi c'è il segno del silenzio. Di sinistro, a parte che dopo qualcuno l'ho visto fare col destro, ma Sì, beh, sì. Ok, segno del silenzio, che serve per interrompere il flusso energetico che noi abbiamo buttato fuori per attivare il pentagramma in quel punto cardinale, ok? Dopodiché si punta al centro del pentagramma e si gira di un quarto di giro, si va a sud. Sì, ripeti a specchio, Susi, sì, certo. Stessa cosa, rifà il pentagramma di Bando che stiamo facendo. Segno dell'entrante, il nome sacro a sud è Adonai, nostro Signore, in ebraico. Segno del silenzio, punta, va questa volta a ovest. Di nuovo, pentagramma di Bando. Eheye è una frase presa dalla famosa citazione biblica Eheye Asher Eheye, che vuol dire io sono colui che è, ed un altro dei nomi sacri di Dio che viene usato a ovest. Si punta di nuovo a nord. Parla. Agla è un acronimo di Ateghe Vurale Olam Adonai, che vuol dire tua è la potenza nei secoli dei secoli per sempre, nostro Signore, ma in genere si usano le iniziali AGLA, e quindi si pronuncia Agla. E poi si torna a est, e in questo modo abbiamo chiuso il cerchio che abbiamo fatto, abbiamo disegnato quattro pentagrammi e li abbiamo collegati sempre con le dita o con la tame o con la bacchetta, a seconda dei casi, e quindi torniamo al centro, sempre guardando verso est. Di fronte a me, Rafael. Dietro di me, Gabriel. Alla mia destra, Michael. Alla mia sinistra, Uriel. Perché Questo è le... tutto. Vai, vai. Volevi dire? No, no, Perché vai, vai. tutto intorno di me fiammeggia il pentagramma. Nella colonna sopra e sotto di me si erge la stella a 5 punte, a 6 punte.
sei raggi per il A 6 raggi, a 6 punte. Esatto. Questa è la chiusura. Poi rifacciamo la croce cabalistica per chiudere il rituale, ma esattamente. Qui stiamo chiamando. Sì, poi ce lo vediamo bene tutto quanto. Qui stiamo chiamando gli arcangeli, i quattro arcangeli che tradizionalmente nella cultura della magia cerimoniale sono collegati con quei punti cardinali e quegli elementi. Cioè Raffaele, Rafael a est, collegato all'aria, e in genere viene raffigurato come un angelo giallo dorato con un caduceo, il bastone di Hermes in mano, perché è collegato con la medicina, è collegato con la mente, la razionalità, è quello che diciamo, rappresenta un po' la parte analitica, se vogliamo. A sud abbiamo Michael, che è rappresentato in genere rosso con una spada di fuoco, che è il difensore, il protettore collegato con il mezzogiorno, il fuoco, il sud, la passione, le profonde motivazioni che ci muovono, le profonde intuizioni che ci muovono. E fra l'altro sono collegati anche ai semi dei tarocchi. Ovviamente abbiamo le spade a est, i bastoni a sud, le coppe a ovest e i pentacoli a nord. A ovest abbiamo Gabriele, che è collegato con l'acqua, con il subconscio, in genere rappresentato, potete immaginarvelo come blu, con le ali blu, con delle vesti blu, eccetera, con una coppa dorata in mano. E poi ovviamente ognuno ha le sue rappresentazioni, le sue visualizzazioni, questo è semplicemente un esempio. E a nord c'è Uriel, che è collegato appunto con il nord, con la terra, con in genere un pentacolo in mano, ed è in genere rappresentato con colori collegati al mondo naturale, nero, marrone, verde, eccetera. E perché chiamiamo gli arcangeli? Perché non è semplicemente un'invocazione di energie, stiamo invocando delle entità intelligenti che sanno come gestire quelle energie. Quindi non necessariamente tutte le volte che facciamo una invocazione dobbiamo fare anche un bando. Né tutte le volte che facciamo un bando dobbiamo fare un'invocazione, cioè il fatto che abbiamo chiamato delle entità intelligenti che sono preposte proprio alla gestione di quelle energie fa sì che possiamo stare tranquilli che non, come dire, non deve essere necessariamente qualcosa che viene gestito solo da noi, dalla nostra volontà cosciente, perché abbiamo delle intelligenze che sono intelligenti quanto noi, se non di più, che si occupano di gestire queste energie. Mentre invece, ad esempio, in un rituale di invocazione delle energie elementali, se chiamiamo i poteri dell'aria, i poteri del fuoco, i poteri dell'acqua, diventa importante che siamo noi, in primo luogo, poi a bandirli, perché sennò rischiano di decadere, di creare casini, eccetera, eccetera, di creare delle cose non belle a livello energetico, insomma, per cui è importante se li invochiamo che poi li bandiamo. Nel caso, quando chiamiamo gli arcangeli o chiamiamo delle entità superiori, delle divinità o i guardiani della torre di guardia, lo facciamo proprio perché sono in grado loro stessi, diciamo, di gestire in autonomia e con intelligenza queste energie, insomma. E poi facciamo la croce cabalistica finale. Dimmi. Una cosa, quando io ho detto gli arcangeli, se osservate, ho detto Rafael, Gabriel, Michael, Uriel, in quanto anche qua noi andiamo a rappresentare la croce rinchiusa nel cerchio, nel senso che richiamandoli tracciamo una croce da est a ovest, da sud a nord, rappresentando la croce rinchiusa nel cerchio. Voglio dire, se poi uno lo fa mandoli in senso orario, per l'amor di Dio, l'importante è il concetto, è quello che il magus vuole No, fare. Però ma io adesso li stavo descrivendo in senso sì, orario, no. però è chiaro che nel rituale si fa est, ovest, sud, nord, perché est, ovest, sud, nord, a te, Malkuth, Veghedura, Veghedura, stiamo rifacendo La sostanzialmente la croce. croce inscritta sul piano orizzontale nel cerchio. Stiamo dando anche una Esatto. tridimensionalità a quella che diventa poi una sfera, una vera e propria sfera di energia. Infine, lui dice, Esatto. Sì. attorno a me Ma sai, risplende. Sì. Vai, vai.
No, esatto, ho voluto solo rimarcarlo perché magari spiegando magari qualcuno non capiva, ma ho capito il senso Giusto, di come Giuliano? spiegare gli angeli. No, no, hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Per chiudere, dicevo, infine lui dice, attorno a me risplende il pentagramma e nella colonna, oppure sopra o sotto di me, brilla, risplende la stella a 6 punte, perché noi abbiamo tracciato il pentagramma attorno a noi, e quello che viene definito il cerchio di fuoco, che quindi sta risplendendo attorno a noi sul microcosmo, nel senso che il pentagramma è un simbolo del microcosmo, ma sopra e sotto di noi, in senso spirituale, brilla la stella a 6 punte. Che è il macrocosmo, che sono le energie superiori e inferiori in senso proprio geografico, diciamo, no? Quindi è importante immaginare anche questa stella di David, questa stella a 6 punte che sta sopra e sotto di noi e che chiude questa sfera, chiude questa sorta di scatola energetica che abbiamo creato. Esatto. Bello anche pensare, come avevo detto nell'ultima live, che quando lo facciamo, questa cosa qua la realizziamo nell'astrale, quindi ci spostiamo nell'astrale, non siamo qui nella materia, ma ci immaginiamo accerchiati da un'aura nell'astrale, quindi in questo momento, perché la stella di Lavi? Anche perché è la stella dell'equilibrio tra il micro e il macrocosmo, e quindi stiamo realizzando un vero e proprio ponte. No? Di comunicazione tra noi e l'astrale, tra Malchi e Keter. Certo. Vabbè, allora se siete tutti d'accordo, io direi che possiamo far fare a Stefano un rituale. A questo punto lo mettiamo magari anche in una. Esatto, che si vede. No, mi chiedevo, non è che per caso. Ma perché stai tenendo il cellulare in verticale, Giusy? Sì. Prova a vedere se lo giri in Giro. orizzontale, se. Guarda, molto meglio, perché secondo me, perché si vede un po'. Se indietreggi un po' la tieni in orizzontale, riempi di più lo schermo, si vede più la stanza, secondo me. Però mi devo allontanare, poi non so se lo sentite. Beh, ma Sì, mi tanto sentite? per. Sì, ma tanto Mi adesso sentite? comunque. Sì. Allora. Ok. Adonai. Di fronte a me, Rava.
Dietro di me, alla mia destra, alla mia sinistra, perché tutto intorno a me fiammeggia il pentagramma. Nella colonna, sopra e sotto di me, si erge la stella a 6 raggi. Perfetto. E questo è il rituale minore del pentagramma in forma di bando, come abbiamo Esatto. detto. In funzione a come facciamo i pentagrammi, ovviamente se li facciamo in invocazione o bando, il principio è sempre lo stesso, come ho detto l'altra volta, la cosa più semplice è vedere il polo opposto, immaginare che quando andiamo verso il polo opposto, nel qual caso dalla terra verso lo spirito, portiamo fuori, quindi bandiamo. Se andremo dallo spirito verso la terra, portiamo verso di noi, quindi invochiamo. Per ogni elemento basta seguire questo schemino qua e farlo del fuoco piuttosto che dell'acqua, piuttosto che quello che ci serve in invocazione o bando, e potremmo adattarlo alle nostre esigenze, che possono essere di invocazione del fuoco o dell'acqua, insomma, è abbastanza versatile come rituale. Sì, poi c'è il rituale supremo del pentagramma dove facciamo due pentagrammi a ogni, ma quello vabbè, una roba vedremo più avanti magari, ma facciamo due pentagrammi a ogni quarto, a ogni punto cardinale, perché appunto andiamo a toccare proprio anche i singoli elementi, no? L'aria a est, il fuoco a sud e quant'altro. Però in realtà nel 99,9% dei casi il rituale minore è più che sufficiente per fare qualunque tipo di operazione, qualunque tipo di cosa che ci possa servire, insomma. Diciamo che magari se diamo intanto questi, perché dare troppe nozioni non vorrei magari creare caos dopo, cioè Certo, un po' alla volta. Sì. certo. E, vabbè, ci sono domande? Avete... chi è che aspetta un attimo, fammi vedere cosa scrive. Scusate, perché io qua su streaming vedo i commenti, ma non mi dai i nomi di chi scrive i commenti. Quindi a volte sono... Ah, Susi dice: ma se si sbaglia qualcosa, che succede? È rimediabile. Ma non è un rituale che preveda di per sé nulla di pericoloso, di strano, di... Cioè, se si sbaglia qualcosa è normale, tutti quando incominciamo a imparare un nuovo rituale sbagliamo le prime volte quando lo facciamo. Io anche recentemente, che era un po' che non lo facevo, l'ho rifatto e ho fatto un errore. Non succede francamente nulla di grave. Al massimo, se uno ha il dubbio, direi però non l'ho fatto bene, vabbè, lo rifai, correggi l'errore, lo rifai e fine, ma non c'è nulla di... Nulla da rimediare, sostanzialmente. Cioè, la cosa peggiore che possa funzionare è che non funziona molto bene, che non ti dà ma non credo che possa avere il pentagramma nessun tipo di conseguenza negativa, francamente. Non so, tu che dici, Stefano? No, io credo di no. Anche a me ogni tanto, magari se sono magari giornate particolari, mi
mi capita di sbagliare, a fare alla peggio, se ve ne accorgete, dite riparto da est e li rifaccio in modo corretto, voglio dire. Sì. In modo corretto sarebbe una cosa, ma non succede nulla. Aspetta che si sente male, non so perché. Prova, ripeti un attimo. Ho detto, anche a me può capitare di sbagliare ogni tanto, magari la giornata no, cioè, insomma tutti ce l'hanno, al limite se ci accorgiamo ripartiamo da est e rifacciamo, voglio dire, e facciamo in modo corretto, finita lì, ma non succede nulla, voglio dire, non, insomma sbagliare è lecito, penso che ci possano accordare anche a noi umani un po' di errare, l'importante è l'intento, insomma, io credo che sia sempre quello il concetto. E ci tenevo a Esattamente. specificare una cosa che vi avevo citato l'ultima volta, il fatto di poter sfruttare questo rituale per sprigionare, buttare fuori di voi le eventuali ossessioni o i malumori che vi siete caricati nella giornata. In un periodo, il momento di farlo è quando appunto fate il segno dell'entrante dopo aver fatto il pentacolo, perché in quel momento immaginate la vostra ossessione con gli occhi chiusi che la buttate fuori dal pentacolo e quando fate il segno del silenzio gli dite non tornare. Vi può aiutare a farvi sentire, a farvi star meglio anche. Mi sembrava carino dirlo, Sì, ecco. assolutamente, lo dicono nei paper originali della Golden Dawn quando parlano della versione di Bunn, perché la cosa divertente è che nei paper originali della Golden Dawn il pentagramma viene insegnato in forma di invocazione, punto. La forma primaria è quella di invocazione. Poi c'è una nota a piè di pagina in cui ti dicono per fare il bando inverti il modo in cui disegni i pentagrammi, punto. Cioè nelle istruzioni iniziali originali era quello. Poi elaborano un pochino di più e dicono il bando si può usare perché stiamo parlando sempre appunto del microcosmo, stiamo parlando di un lavoro alchemico dentro di noi, oltre che della creazione del cerchio, eccetera. Ma è interessante il fatto che appunto si possa usare per, come scrivevano appunto i maestri della Golden Dawn, bandire qualunque psichismo negativo, no? Usavano questo termine, per cui ossessioni, paure, insicurezze, problemi, eccetera, eccetera. Potete fare come diceva Stefano, oppure potete farlo all'inizio, dopo la croce cabalistica, al centro, immaginate la cosa che volete bandire, la buttate fuori col segno dell'entrante, tagliate l'ombelico energetico che vi lega a questo pensiero negativo col segno del silenzio, e poi disegnando i pentagrammi immaginate che proprio il cerchio di fuoco bruci completamente e distrugga completamente questa cosa. Per cui ha una funzione proprio anche, se vogliamo, psicoterapeutica, quindi è. Esatto, sì. E posso garantire che aiuta molto. Io anche in giornate lavorative dove sono parecchio nervoso, voglio dire, a livello appunto psicoterapeutico, che magari ho dei pensieri, farlo, mi libera la mente, mi aiuta parecchio. Ecco. Leggo un paio di commenti. Adimar dice, vero, ma il supremo, intende il rituale supremo del pentagramma, coinvolge delle energie estremamente più alte, su piani di frequenza più alti per un'ascesa. È vero, però è anche vero che se tu devi lavorare specificamente su un elemento e non vuoi semplicemente fare un pentagramma generico che si occupa del pentagramma della Terra, perché il pentagramma della Terra è quello di Malkuth, per cui, come dire, usi semplicemente le energie terrene, ma vuoi per qualche motivo lavorare sul fuoco, puoi anche usare il supremo per quello, per andare a lavorare specificamente su un singolo elemento, perché entra più nel dettaglio, ovviamente ci sono, bisogna imparare i pentagrammi anche degli altri elementi che sono facili poi da imparare. Insomma. Susi dice, si può in qualche modo cancellare e iniziare nuovamente da capo, oppure basta la buona fede mentale e spirituale? Allora, se, ribadisco, secondo me gli errori non è un film di Hollywood che se sbagli una parola ti si infesta la casa col demone della goezia o roba del genere. È normale sbagliare, è normale fare piccoli errori, si correggono con il tempo, con la pratica, con l'abitudine. Se proprio non sei tranquilla, semplicemente rifallo.
prendi nota dell'errore che hai fatto e semplicemente rifallo, ma non penso che sia un problema. Volevo salutare Giuseppe, che l'ho salutato. Ah, Giuseppe, ciao. Dice, alcuni ordini hanno invertito Veghe-Burà con Veghe-Dulà. Che ne pensi? Io penso francamente che non capisco il motivo di questa inversione. Specchia completamente tutto il simbolismo dell'albero della vita e mi sembra un po' complicata come cosa. Boh, non vedo il motivo di fare questo cambio. Avranno avuto i loro motivi. Magari se trovi qualcuno di questi ordini che vengono qua, ce lo spiegano a noi, poi magari ne parliamo, ma non lo so, tu che ne pensi, Stefano? No, io penso che ne parlammo anche un giorno, ti ricordi, ma io credo che fondamentalmente sia corretto così com'è, anche perché storicamente, se noi andiamo a vedere nell'albero della vita come è posto l'uomo Cadmon disegnato, lo vediamo che guarda noi praticamente, il che significa che lui ha alle sue spalle l'albero della vita. Avendo l'albero della vita alle mie spalle, io mi trovo Veghe-Burà a destra. Esatto. E quindi ha una logica, un senso la cosa. Esatto. Vabbè, Francesca dice che begli uomini, noi ci prendiamo i nostri complimenti, giustamente ricambiamo. Grazie. Adimar dice: il bando, infatti, fu elaborato a cavallo dell'avvento della nuova psicologia del secolo scorso, di cui Mathers si occupò. Sì, ovviamente, tutta la nuova psicologia, la nuova psicanalisi freudiana, poi junghiana, ha influenzato moltissimo anche tutto lo sviluppo. È una delle tante altre fonti di ispirazione della Golden Dawn e della magia cerimoniale, senza alcun dubbio. Francesca Fanni dice: questo è specifico della Golden Dawn, per la Golden Dawn, cioè sì, è un rituale creato all'interno dell'ordine ermetico della Golden Dawn. Su YouTube ho visto una versione che dice: davanti a me fiammeggia il pentagramma, dietro di me la stella a sei punte, sopra di me la divina provvidenza. A me non. Cioè, ribadisco, noi presentiamo il rituale così come è stato fatto e ha una sua logica. Poi c'è gente che lo varia e non credo che esista rituale che sia stato più variato e personalizzato del rituale del pentagramma nella storia della magia. Bisognerebbe chiedere a queste persone che fanno questi cambi qual è la logica dietro questi cambi, perché magari ce l'hanno anche, magari è anche valida, però io, cioè, così facendo, a me viene in mente che stai dicendo che c'è un pentagramma di fronte a te e non quattro che ti circondano, dietro al posto dell'arcangelo Gabriel, per qualche motivo a ovest ci dovrebbe essere la stella a sei punte, ma non vedo perché dovrebbe starsene a ovest la stella a sei punte. Sopra di me la Divina Provvidenza va bene, è un modo per chiamare Keter, per chiamare l'energia divina, però è questa distinzione un po' strana Ma del pentagramma di fronte, dietro. non ha senso chiamarla la Divina Provvidenza, perché questa cosa qua io la faccio già con la croce 2 volte. Esatto, sì, Quindi, certo. e poi il pentagramma, perché è sopra e sotto? Perché torno a ribadire, no, il pentagramma è il simbolo di Salomone, è il simbolo dell'unione del micro e macrocosmo. Noi in questo momento stiamo realizzando un ponte. Quindi è ovvio che noi siamo il simbolo della stella a sei raggi, a sei punti. Cioè, Certo. non vedo perché la devo avere dietro. Cioè, vabbè, non. Francesca dice, perché l'ho cazziata Francesca, perché stavamo parlando l'altro giorno al telefono e mi ha detto, perché anche nella Wicca si impara il bando minore del pentagramma. Io faccio, no cavoli, non è il bando minore, è il rituale minore del pentagramma, c'è l'invocazione, c'è il bando. Basta con questa ossessione per il bando. Allora c'è rimasta un attimo, allora ho detto, dai, cazzi anche loro per la parola bando, avanti, non che me la becco solo io. Va bene, Allora, cazzierò anche loro vi molto dirò, bene. io quando faccio questa pratica, purificazioni, che la faccio in forma invocativa, quindi di invocazione, io faccio su ogni elemento, faccio sempre così, faccio il pentalfa di invocazione dell'elemento prima di chiamare l'arcangelo. Perché? Perché mi sento più a mio agio, mi fa star meglio e mi pare che le risposte siano migliori. Nel senso che l'entità, anche se non avrebbe. Scusa? Quindi Stefano, tu mi stai dicendo che sai tutti i pentagrammi a memoria? Guarda che ti faccio un'interrogazione. Sì. È semplice, torno a ribadire. Basta che parti dal polo opposto e vai verso il polo. Se questo Lo è so. est, sai che l'aria è a sinistra, io parto da qua e faccio l'est.
No? Hai E con appena il fatto testo uso. un'invocazione dell'aria. Certo. Invocazione aria. Certo. Quindi parto dall'acqua, vado verso l'aria e faccio il pentagramma. Ho fatto invocazione dell'aria. Qua Sì, partirò insomma, tu dallo stai spirito e vado facendo. verso il fuoco e faccio invocazione del fuoco. Del fuoco, certo. Qua È parto interessante. Vai, vai, dall'acqua scusa. verso l'aria e faccio il pentagramma di acqua, di invocazione. Sì. E Qua parto dallo spirito, vado verso la terra e fai. faccio il pentagramma di invocazione terra. In questo modo metto a loro agio, ma questo è a mio modo di vedere perché è più perfetto secondo me l'invocazione, invocando i pentagrammi dei loro elementi, metto le quattro entità supreme che intervengono negli elementi al loro posto insieme all'elemento attivato del Eh pentagramma sì. attivato del loro elemento. Sì, è una variazione. Ribadisco, non esiste rituale al mondo che sia stato più cambiato, variato, personalizzato dalla pratica dei vari praticanti singoli, delle varie congreghe, nei vari ordini, come il rituale del pentagramma. Cioè, persino Regardì nel libro sul pilastro mediano offre tantissime possibili variazioni anche per le invocazioni, per i nomi sacri. Quindi è un rituale che è importante imparare, secondo me, perché dà un canovaccio che poi, se voi capite bene ogni singolo elemento del canovaccio, perché è stato messo lì, perché è stato usato in quel modo, potete effettivamente creare i vostri rituali basandosi su quel canovaccio. Con la pratica, con Esatto. l'umiltà dello studio e della pratica, senza, però è fatto proprio apposta come strumento proprio anche didattico il pentagramma, quindi è importante anche per quello. Imparando che memoria i pentagrammi via. Marcus dice: comunque, quando faccio rituali di questo tipo, se sbaglio, semplicemente prendo nota, ma continuo senza farne un grosso problema. Esatto. L'importante è non rompere l'atmosfera rituale. Concordo. Adimar dice: la stella a 6 punte sul retro è riferito al sigillo scapolare del sacerdozio salomonico, che spesso veniva posto sulle scapole dell'abito cerimoniale. È vero, però, stiamo parlando di due contesti molto diversi, no? In cui vediamo l'esagramma. Perché, secondo me, non ha molto senso dire dietro di me o l'esagramma. Cioè, non lo so. È un po'. Sì, Stefano, se vuoi toglierti, se stai morendo di caldo, vuoi toglierti No, l'abito no, no, talare. c'è il condizionatore qua anche. Ah, va bene, ok. A meno che forse dalla mia non sentivate il rumore del condizionatore mio, può essere. Francesca dice anche lei che fa come Stefano. Io non mi occupo di chiamare, di fare le invocazioni dei singoli elementi, che è una roba tipica appunto del rituale supremo del pentagramma, semplicemente perché penso che gli arcangeli facciano da sé, però ci sta, è una roba che ci sta assolutamente, va benissimo. Sì, il pentagramma dello spirito attivo o passivo, a quel punto bisognerebbe farlo al centro Esatto. Rita dice: con questa pratica purifico e poi invoco un mio desiderio, posso creare un rito. Puoi usarlo in molti modi diversi. Puoi creare, serve per creare uno spazio attorno a te, sacro e protetto, in cui tutte le tue energie sono più equilibrate, più radicate, più potenti, più pure. E quindi poi qualunque altro lavoro rituale. In genere il rituale del pentagramma si usa o per meditazione. Ad esempio, nella Golden Dawn dicevano: fate l'invocazione la mattina e il bando la sera, tutti i giorni per meditare, proprio una forma di meditazione attiva. Ma si può anche usare come parentesi all'interno delle quali mettere il tuo. Se tu devi fare un rituale, fai l'invocazione all'inizio, fai il tuo rituale, fai il bando alla fine, e in questo modo hai creato una sorta di spazio rituale diverso dallo spazio ordinario, diverso dal tempo ordinario della tua vita mondana. È uno spazio speciale. E il pentagramma può servire proprio per definire uno spazio-tempo non ordinario all'interno del quale tu hai più potere nell'operare magia, insomma. E questa cosa vale anche per il rubino stellato, come vediamo fra poco, e altri rituali, eh? Non è solo del pentagramma. Vediamo un po', scusa, Stefano, vediamo se c'è qualche altro commento. Sì, serve per purificare l'ambiente da rituali incantesimi, serve anche per tante altre cose, ma certo, sicuramente.
la bellezza del rituale, la sua flessibilità, assolutamente. Io ci ho creato due o tre rituali basandomi proprio sul rituale anzi, forse qualcuno di più, una mezza dozzina. C'è il rituale minore della luna, c'è il rituale del cerchio celtico, c'è il rituale dei titani. Ci sono una serie di rituali che io ho creato basandomi sul canovaccio del rituale del pentagramma. Piuttosto, domanda ricorrente: è necessario il vibrato? Ci sono un sacco di informazioni discordanti in ciò, seppur la Golden Dawn riporta la necessarietà, dice Francesca. Se Sì, vuoi rispondere tu, Stefano, poi. secondo me sì, lo capiremo ancora meglio dopo quando farò il rubino stellato, ma il vibrato, la vibrazione è importantissima, non so se si è sentito, io ho cercato di vibrare, faccio come posso in base alla mia pratica nel rituale, perché riesci ad emettere nel piano astrale delle vibrazioni particolari che vanno ad attivare le parole del potere o vanno a richiamare in modo più specifico le entità che chiami, ed è molto importante, è molto importante, viene, ma non solo in tantissime cerimonie viene richiesta la vibrazione. D'altronde non è neanche poi così difficile farla la vibrazione per iniziare, perché l'importante è cercare di sillabare la parola. Quando impariamo a sillabarla, nasce già la vibrazione di suo. Sì. Se avete presente quando si fa l'om in tante pratiche orientali di meditazione orientale, si cerca di arrivare a far vibrare, no, cerchi di Esatto. fare questa cosa in cui cerchi di trovare la posizione, la nota in cui senti che vibra effettivamente proprio il diaframma, il corpo. Quella lì è sostanzialmente il vibrare i nomi sacri, è la stessa cosa, è una cosa che deriva molto proprio anche dalle pratiche, o comunque molto simile anche a queste pratiche orientali meditative. Però io volevo dire una cosa in merito. Io purtroppo sono in una condizione molto diversa da quella di Stefano e io non posso mettermi a fare le vibrazioni dei nomi divini perché non posso, per motivi vari di coinquilini, diciamo, ecco. Per cui io ho imparato a fare il rituale del pentagramma facendo tutto sottovoce, per forza di cose. Era l'unico modo in cui io potevo praticare, era fare sottovoce. Vibrare i nomi è una cosa estremamente importante, pronunciarli in modo corretto, come dice anche Giuseppe, è estremamente importante, però non lasciatevi fermare dalle difficoltà che avete attorno. Perché tutto si può modificare con giudizio, con criterio, per venire incontro alle inevitabili esigenze materiali che avete attorno. Alcune persone non possono accendere incensi o accendere candele o vibrare i nomi, perché non possono. Questo non vuol dire che non si possano fare comunque, ok? Dovete solo metterci di più da un'altra parte. Non potete vibrare fisicamente, cercate di vibrare mentalmente. Cercate di avere un intento più forte, di spingere di più sul lato dell'immaginazione visiva. Comunque si può fare. È importante vibrare e se potete farlo, fatelo, perché è una skill, diciamo, un'abilità importante che vale per tantissime cose, in magia e in meditazione. Però non lasciamoci fermare dalle difficoltà. Già, ma io non ho lo spazio, ma io non ho il tempo, ma io non mi ricordo i nomi, ma non posso urlare, non posso accendere gli incensi. No. Si può adattare tutto ed è comunque meglio farlo con delle limitazioni che magari non farlo per nulla. Questo è il mio pensiero, eh. A questo proposito, Yuri, per rimarcare proprio quello che dicevi tu, a parte che anche i più grandi magistri cosa hanno sempre detto, che tutto sta all'ingegno del magus e alla possibilità, alla realizzazione, è importante partire. Ma voglio dire, non abbiamo spazio, non serve che come ho fatto io andate in giro, cioè uno lo può fare fermo e fa così, Infatti, io girando su. giro sul posto, No. esattamente, esattamente. Esatto, allo stesso esempio, poi noi con la visualizzazione del pensiero possiamo andare fino al prossimo paese, voglio dire, cioè,
sta a noi. Per esempio, dato che io ho dovuto lavorare molto a livello di immaginazione, una cosa che io vedo molto spesso, proprio con l'occhio della mente, è i quattro arcangeli che sono rivolti verso di me se sto facendo l'invocazione e che sono rivolti verso l'esterno con le ali aperte a proteggere se sto facendo un bando. Per esempio, perché lavori su altri piani, magari più lavori più sul piano dell'immaginazione, ti arrivano delle intuizioni, delle altre cose. Cioè, dice Adimar, io conosco un ottimo mago della massoneria irlandese che è sordomuto, eppure esatto, cioè, allora Esatto. un muto non potrebbe fare magia, secondo me, invece ovviamente non è così, no? Ci sono dei modi, tanti modi diversi, tante tecniche diverse, però la vibrazione certamente è importante, se potete... È Tutto sicuramente aiuta, ma importante. poi si fa come si può, non è che sia necessario, ovvio. Francesca Materazzi ci ricorda come anche i preti nelle cerimonie cristiane vibrino i nomi, e se avete mai visto una cerimonia ebraica sapete quanto la cantilena vibrazionale sia importante nella lettura della Torah. No, cioè, d'altronde, ragazzi, incantesimo ha la stessa radice di canto, di cantilena, no? Quindi. Ma poi volevo dire una cosa, adesso io non mi ricordo l'articolo bene quale fosse, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, ma io mi ricordo quando lessi sulle vibrazioni, la vocalizzazione sulla voce, come facevano notare come con delle vibrazioni, mettendo della polvere su uno specchio, la polvere assumeva la forma di dei sigilli, di dei simboli, La cimatica. la cimatica, ecco. Sì, è vero. Quindi, insomma. Susi dice, ma immaginare la vibrazione si può, giusto? Io ho difficoltà per le candele, le immagino. Sì, assolutamente si può. Puoi immaginare la vibrazione, ma puoi anche, ribadisco, sentirla dentro. Cioè, tu puoi anche farlo sottovoce, ma se tu riesci in qualche modo a vibrare comunque, ha comunque un suo valore. Rita dice, c'è bisogno di un atto di chiusura al termine? No, l'atto di chiusura è la seconda croce cabalistica che chiude il rituale. Quindi quello è Cioè, tutto quello che ti per serve. dirvi, io cerco di farlo ogni mattina e ogni sera, proprio perché e quando non ho tempo realmente di venire qua, io con gli occhi chiusi lo faccio in camera, nel letto, prima di addormentarmi. Seduto nel letto, mi immagino di muovermi nella stanza. Cioè. Sì. No, ma infatti, ma ragazzi, sperimentate. Per alcuni di voi sarà importantissimo vibrare e non riuscirete a immaginare come faccia qualcuno a farlo senza vibrare. Per altri avrete la sensazione che va benissimo farlo anche a voce bassa o mentalmente e penserete che magari quello sia un di più. Cioè, non partite dal presupposto che la vostra esperienza personale, la vostra agnosi personale debba essere allargata a legge universale, perché la magia ha una componente soggettiva importantissima. Per cui cerchiamo di rimanere di mentalità aperta, sperimentate, provate nei vari modi e vedete quello che funziona meglio per voi. Esatto. Va bene, allora se non ci sono più domande sul pentagramma, io direi che possiamo provare a parlare del rubino stellato, che devo dire conosco molto meno, perché io non sono un telemita, lo conosco, l'ho letto, so come si fa, ma non l'ho mai praticato in vita mia, per cui forse se ce ne parli tu è meglio, forse è un po' più facile, poi magari io commento anche, ma di sicuro tu lo conosci meglio di me. Io già immaginavo Yuri che cazziava Crowley per averlo fatto solo in forma di bando, Ma ma invece niente. Crowley lo ha fatto solo in forma di bando perché, come dice Stefano, in realtà, che adesso poi ci spiegherà, è un po' diversa la logica del rituale, ma c'è anche comunque verso la fine della Golden Dawn e dai libri di Regardie, è da lì che comincia un'interpretazione dei rituali del cerchio, in particolar modo il pentagramma, l'esagramma, come rituali di protezione e di conseguenza viene enfatizzato l'aspetto di bando. Ma è un'interpretazione che ha Israel Regardie e che hanno poi dopo gli altri ordini che si rifanno alla Golden Dawn. Ma se vai a vedere gli ordini originali o quelli che oggi operano, ad esempio, nell'Aurora Aurea, eccetera, ti spiegano che in realtà dovrebbero essere equiparati, dovrebbero essere equivalenti. Invocazione, bando, bando, invocazione. Però Crowley non era un cretino, quindi ci avrà avuto i suoi buoni motivi, voglio dire. Ecco.
No, ma come ho detto nell'altra live, poi adesso io l'altra live ho parlato abbondantemente con i miei limiti come ho potuto e ci sono stati interventi su Rubino, per cui non posso fare un'altra live ripetendo Rubino. Certo è che noterete come sia molto similare nella struttura al rituale del pentagramma e poi, siccome non prevede l'attivazione di dei pentagrammi da parte del Magus, ma andremo a lanciare un pentagramma di fuoco che parte dalla nostra fronte nei quattro punti cardinali. Il fatto che io lo voglia utilizzare in forma di invocazione o in forma di bando sta a me. Sta a me. Io nel pentagramma, come ha detto Yuri giustamente, lui dice: io vedo gli angeli che vanno via. Ecco, io la stessa cosa, io li vedo in invocazione, vedo gli angeli che si avvicinano e vedo che si allontanano in bando. Le stesse entità nello Star Ruby, se io le vedo avvicinarsi a me, sarà un'invocazione, se le vedo andarsene, sarà un bando. Cioè, dipende da noi, da qual è il nostro intento fondamentalmente. Certo, Ecco. d'altronde l'intento è importantissimo, l'intento è importantissimo anche perché se ci pensate, l'invocazione dell'aria è il bando dell'acqua e l'invocazione dell'acqua è il bando dell'aria. Allora uno dice, vabbè, ma se sono sempre quei due che girano, come fa? È perché quello che cambia è l'intento del mago. Cioè, se io Esatto. voglio invocare l'aria, non sto bandendo l'acqua. Anche se è lo stesso pentagramma. Quindi effettivamente, come dici giustamente Stefano, conta moltissimo l'intenzione, l'intento, la volontà, la telema che metto come energia all'interno del rituale, proprio tecnicamente. Sì. Ecco, allora, il rituale. La differenza sostanziale sulla croce che viene fatta tra lo Star Ruby, io dico qualcosa io, parli tu in caso No, ci vai, arrivo vai, io vai. come pre... No, Ah, vai, 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 ok. vai. Lo conosci sicuramente meglio di me, vai tranquillo. Ok. Allora, la differenza sostanziale sulla croce, allora la croce come è composta? Ve l'ho spiegata la scorsa live, al limite da riguardare. Comunque, questo ricordo qua si fa molto alla forza, per quello che anche lo vediamo tutto in rosso, come motore, anche riproduttore, creatore spirituale e creativo nella natura. Nella massima lo vediamo nel Dio Pan, che è la forza riproduttrice nella materia, che adesso lo vedremo. Inizia questo rituale, fondamentalmente si discosta dal rituale del pentagramma unicamente per un chiaro esorcismo che fa all'inizio. Quindi faremo il segno di Apocate all'inizio, prima di iniziare la croce, con il braccio portandolo verso l'indietro, immaginando che cacciamo gli spiriti da quest'aria, li mandiamo via, diremo: Apopantos cacodaimonos. È un imperativo, lontano da qua tutti gli spiriti. Questo è quello su cui si differisce il rituale, la croce. Poi incominceremo con Soi, Ofele o Falle, Iskuros, che è sempre Geburah. Forza, Eucaristos, mi viene meglio quando lo faccio perché adesso dirlo più pianino, e cerchio uguale a quell'altro, I, A, O. Ok, queste cose le ho spiegate tutte singolarmente la scorsa live. Poi vi ho spiegato che in senso antiorario che ha invertito i due elementi terra con aria, per cui l'aria sarà là, però ha rispettato le partenze, quindi andremo comunque adesso che sarà terra. E qua Crowley, come vi ho detto, rimarca molto la differenza nella vibrazione, quindi ruggire, dire le cose in silenzio, urlare e vibrarlo normale o dirlo in modo normale. Andremo a est, immagineremo una stella fiammeggiante, un pentagramma fiammeggiante
nella nostra fronte, segno dell'entrante, anche qua, la lanciamo e ruggiremo Terion. Segno del silenzio, proseguiamo in senso antiorario. Di nuovo la stella alla nostra fronte di fiamma e diremo vibrando Nuit. Arriveremo qua, stessa cosa, dopo ve lo faccio vedere, ripeteremo sussurrando Babalon, andremo avanti e diremo a voce elevata Hadit. Fatto questo, chiuso il cerchio, torniamo al centro. Allora, io, siccome non sono bravissimo a parlare in greco, io dico, il senso è questo, pronuncio le parole in greco, ma io dico, sarebbe da dire tutto in greco, ma non ne ho la capacità, perdonatemi, io dico, di fronte a me, Junges. Junger, sì, adesso mi è venuto là, dietro di me, teletarca, ok? Alla mia destra un Oches, alla mia sinistra Daimonos. Ok? E dopo faremo, questa è una specie di inno alla fertilità, alla fertilità che facciamo a Pan, simulando il processo uomo. Donna, uomo maturo e fertile, donna matura e fertile che chiede di essere ingravidata, donna che procrea. Quindi faremo io Pan, donna, io Pan, uomo, io Pan, toro, uomo fertile, io Pan, donna, io Pan. Partorito. Chiuderemo con la croce, solo che l'esorcismo in questo caso, la chiusura la faremo alla fine. Certo. Quindi, soi, ofele, Iskuros, Eucharistos, I, A, O, Apopantos, Kakodaimonos. Ok. Sì, Posso ovviamente finire? è sostanzialmente la croce cabalistica, è sostanzialmente la croce cabalistica tradotta in greco, quindi stiamo facendo proprio l'inizio e la fine, proprio più l'esorcismo, appunto, che vuol dire via da qui, spiriti negativi, kako, daimonos, no? Quindi demoni maligni, insomma. E per il resto è tutto molto comunque incentrato sul tipo di immaginario, di simbolismo che Crowley ha sviluppato appunto nella sua particolare forma magica e religiosa della telema. Va bene. Se volete chiedere qualcosa prima, se no io posso. No, no, ma le traduzioni, beh, lo so Marcus che tu, però le traduzioni fortunatamente le so, mi sembra di averle spiegate l'ultima volta No, così ma le per traduzioni, no, parole. ma le traduzioni ci sono. Le traduzioni ci sono, le scrive. Poi bisogna, probabilmente non sono correttissime dal punto di vista prettamente grammaticale. Anche Apopantos Kakodaimonos non è greco correttissimo, Ah, però ok.
chi se ne frega, però ci sono, perché dice Promu, Junges, Opisomu, Teletarkai, Epidexia, Sunocase, Paristera, Daimones, lascia perdere che io non avrò la pronuncia bella che hai tu, Marcus, però. Flegei, Garperi, Mou, Oaster, Tompente, Caientei, Stelei, Oaster, Tonex, Steche. Sì, Queste sono proprio nei paper dell'OTO e della, insomma, quindi, ci sono le traduzioni in greco, però tanto bom, vale anche. allora io posso garantire, chi mi conosce lo sa, che ho un caro amico che adesso non è più, ma è arrivato al grado di maestro nell'OTO, e lui, a parte le parole in greco, dice di fronte a me, dietro di me lo dice in italiano, lo Ma fa. sì, ma assolutamente. Voglio dire, no, Ma sì. Non assolutamente, concordo. è che mi sono inventato nulla, qualcosa ci mi hanno anche insegnato, ma è che No, no, certo. No, no, ma rispondevo a Marcus per dire che sono già scritte nei paper di Crowley la parte in greco, non è che sia. Ok. ok, allora. Apopanto, scarto Daimonos. Noi Hobby. Di fronte a me, dietro di me, alla mia destra, alla mia sinistra,
Io pan. Molto bello. Molto bello. Spero vi sia piaciuto l'energia. Molto. Rita dice: Rubino propizia e protegge la nascita, la vita. Credo che ci sia anche quell'aspetto, penso che più che altro sia un modo per propiziare la nascita di qualunque tipo di operazione, cioè quindi qualunque tipo di nascita anche simbolica, se devi fare poi delle altre operazioni magiche, no? È un modo per convogliare l'energia della fertilità e quindi della nascita, dell'abbondanza, del riuscire poi a far crescere la tua volontà attraverso le varie operazioni magiche. Quindi penso che sia una cosa più generale, più simbolica, però magari può anche essere che possa propiziare a tutti gli effetti anche la vita terrena, cioè la nascita, non so, non ci ho mai pensato, francamente, da quel punto No, no, hai di vista. ragione, entrambi gli aspetti, diciamo, la propiziare la nascita, la procreazione, che è classico della natura e anche degli animali, ma come hai detto anche tu, ciò che ci distingue anche dagli animali è la forza, la capacità, l'intelletto creativo, quindi anche in questo senso. Sì. Bene. Vabbè, complimenti vari. Poi Adimar dice: nell'OTO lo fanno con qualche modifica rispetto a te, Stefano. Loro lo traggono direttamente dal testo Magic. Ma a me sembrava che fosse che seguisse. Cioè, io avevo sostanzialmente la sceneggiatura del rituale di Magic sotto mano. Mi sembrava che fosse praticamente identico. Non so, forse c'è Questo qualche qua è dettaglio uguale, che mi è sfuggito, ma. cioè se vuoi prenderlo da qua, vedrai che è identico. Dopo, Infatti. se vuoi vederlo, cioè, poi ti ripeto, questo qua io lo imparai tanto tempo fa, insegnato proprio dal maestro Tio, Anche a me sembra che sia come lo descrive Crowley. Poi sì, magari ci può essere qualche piccola idiosincrasia personale, però mi sembra che la struttura rituale sia quella. Ci poi sono delle non lo so, variazioni nelle pronunce, beh, quello non lo so. Dice, ci sono delle variazioni nelle pronunce, boh, si può darsi. quello può essere. Adesso io non tengo ad avere la perfezione nella pronuncia. Però ti assicuro che, cioè, allora, per la pronuncia non lo so neanch'io, francamente dovremmo chiedere a Marcus che studia lingue, studia greco antico, però a livello di, diciamo, sceneggiatura e di canovaccio del rituale, è quello di Magic, quello che ha fatto, mi sembra, poi, vabbè, comunque, questo per dimostrare che persino uno dei più grandi maghi ed esoteristi del XX secolo, del XIX e XX secolo, di fatto, quando ha deciso di creare i propri rituali per la propria via magica e la propria via anche religiosa, in larga parte si è basato sul canovaccio del pentagramma. Esatto. Quindi. E per dimostrare che comunque qua un po' tutte le culture hanno preso questo stampo e poi l'hanno portato, ma quello che conta è l'intento. Quando abbiamo capito la matrice e abbiamo l'intento, noi riusciamo in questo rituale fondamentalmente.
anche dal punto di vista della pronuncia, teniamo presente, come diceva giustamente anche Lorenzo, ma teniamo presente che anche a livello accademico ci sono almeno, penso che Marco su questo ci possa confermare, ci sono almeno due pronunce classiche del greco antico che vengono insegnate. Per cui, sai, anche lì dipende a cosa faceva riferimento Crowley, come. Dovremmo avere delle registrazioni su come lo pronunciava lui, almeno ci basiamo su, però. Ma il pan viene posto prima della lunga frase greca, ad esempio. Ma io ho visto nei rituali, poi io nei rituali fatti in OTO, ho visto che il nox lo fanno, cioè fanno tutto e poi fanno il nox. Il pan è il discorso di fare il nox, fondamentalmente. E il nox viene fatto dopo. Però ho anche visto che, come peraltro nelle altre scuole iniziatiche, certi rituali vengono diversificati in base a scuola, e quindi sempre quello sono cultura differenti legate a forme di pensiero, ma nel contesto poi è sempre quello. Non vorrei che fosse la stessa cosa di qua. Boh, vabbè, comunque, io ti dico, seguivo quello che stava facendo lui con proprio un documento dell'OTO tratto da Magic, quindi insomma, mi sembra che fosse abbastanza coerente e la posizione delle cose era quella, cioè compresa l'analisi del Nox e quant'altro. Poi può darsi che, come accade per il pentagramma, come abbiamo visto prima, anche nel pentagramma ci sono diverse variazioni a seconda dell'ordine del praticante, e può essere che a No, ma sai, seconda il Nox è stato fatto apposta in questo modo da Crowley proprio perché riprende la risalita l'esagramma. nell'albero della vita. Sì, praticamente tu fai donna che è Malcu, Jeso che è uomo giovane, poi fai Tifaret, l'uomo maturo, poi fai Dat, fai che è la donna, e poi vai in Binah, che è la donna che partorisce, che è il primo parto, no? È la triade divina, fondamentalmente. Infatti, Sì, no, era una mia elucubrazione sul fatto che l'analisi del Nox è sostanzialmente l'analisi del Lux dell'esagramma che viene rifatta e inserita, diciamo, nel pentagramma in ambito telemico. Quindi, dice Lorenzo, Diamond Brand adotta anche un termine che ora mi sfugge, cioè leggere variazioni che sono differenti appositamente perché certi modi di intonare che uno può aver scoperto da sé risultano particolarmente potenti rispetto ad altri modi di pronuncia di altri, ma è inevitabile perché comunque siamo tutti strutture biologiche differenti, la pronuncia più o meno sarà quella, la struttura più o meno sarà quella, ma poi ci sono idiosincrasie personali che cambiano ovviamente a seconda del praticante. Comunque, diciamo, la struttura generale era quella. No, no, Adimar, ci mancherebbe, quali polemiche, più polemiche, no, ah non, no, figurati, si Adima, ma parla, è figurati. tranquillo. Certo, ci sono variazioni. Io ti dico solo che magari non lo pronuncio bene, volevo solo dire però che questo mi è stato, oltre a avere Magic, mi è stato proprio insegnato. Non è che io, da uno che è a un certo livello all'interno della OPO, e in effetti poi ho visto che comunque rispecchia tutti gli effetti. Quello che c'è scritto anche in mezzo, poi per l'amor di Dio, non Certo, so. assolutamente. E aspetta, sono gli altri commenti. Non capisco perché su Facebook sto guardando sul cellulare, non mi aggiorna. Li vedo qua, ma senza il nome, quindi poi devo aggiornare qui, non me li aggiorna. Riguardo i servitori, dice Ginevra, c'è il pericolo di bandirli in questo modo? No, no. No. No, no, Apopantos caco daimonos, cioè i caco daimones sono gli spiriti negativi, gli agato daimones sono gli spiriti positivi. Se tu hai un servitore al tuo comando, di sicuro non è un caco daimon. Quindi, in generale, tutti i rituali di bando servono per bandire robe che tu non vuoi nel tuo cerchio energetico, ma se le hai create tu, ce le hai lì, perché evidentemente Sì, le vuoi diciamo che mantenere. sono, esatto, sono le entità che sono negative a me o al posto dove sono.
non bando quelle che a me sono positive, non bandisco quelle che sono negative. Rita, Rita dice: questo io lo userei molto per bandire, ma infatti, come dicevamo, ha una funzione molto forte di bando, e come mezzo anti-esorcista. In che senso? Come mezzo di esorcismo? No, in che senso anti-esorcista? Anti-esorcista, non so, non ho capito cosa vuoi dire. Come mezzo di esorcismo, cioè, sicuramente è un forte rituale di esorcismo. Cioè, se tu entri in una casa dove c'è un'energia pesante, dove che ha fama di essere infestato, che so io, che il tuo amico che ci vive dentro ti dice che ci vede delle cose brutte, probabilmente un bel rubino stellato aiuta parecchio, perché ha proprio una funzione particolarmente forte, particolarmente potente nel mandare via proprio anche entità negative, lo dice all'inizio e alla fine, proprio in maniera esplicita. Esatto, infatti diciamo che questa però è una cosa mia personale. Se devo fare un bando, io preferisco usare lo Star Ruby. Se devo fare un'invocazione, sarà cosa mia, ma io preferisco il rituale del pentagramma. Sì, ma ribadisco, poi ognuno fa. Io non ho mai praticato rituali crowleyani. Vabbè, io ho le mie idee in merito, ma non voglio assolutamente. Diciamo che preferisco andare, dal mio punto di vista, preferisco andare alla fonte e ripercorrere la strada rituale che ha percorso anche Crowley, perché magari arriverò a delle conclusioni mie personali che sono diverse rispetto alle variazioni e alle conclusioni sue personali, perché di fatto all'inizio questi erano rituali che lui ha scritto per sé nel suo percorso personale, e quindi non sono particolarmente attratto dal fatto di fare questo tipo di rituale, però magari ci proverò, perché effettivamente in alcuni casi, e poi comunque Crowley aveva un grandissimo gusto teatrale, cioè è un rituale che è molto teatrale, molto bello, no? Anche il Nox e tutto quanto, ed è una cosa che trovo molto affascinante, comunque molto, Sì, molto bello. ecco, ma io perché quella volta ti dissi faccio il rubino stellato, a parte che magari è conosciuto, ma perché l'obiettivo era quello di dire, guardate, una persona di grande conoscenza come Crowley ha comunque deciso di fare un rituale suo, seguendo una matrice anche lui che è quella più Del antica, che è pentagramma. quella del pentagramma. Allora, siamo tradizionalisti, ma non soffermiamoci troppo, perché se noi riusciamo a seguire lo scheletro e l'intento è quello giusto, noi possiamo fare quello che vogliamo, mettendoci le parole che vogliamo, ovviamente con una logica, ma sarà corretto. Cioè, questo era quello che volevo esprimere io, mettendo in paragone questi due. Assolutamente. Concordo in pieno, come dicevo, la cosa importante, almeno per me lo è stata tantissimo, e questa è la mia forma mentis, anche per te evidentemente, ed è il motivo per cui organizziamo le cose anche quando facciamo le live, quando interveniamo nei gruppi in un certo modo, è perché più che imparare a memoria decine e decine di rituali, se si capisce qual è la struttura e qual è la ragione per cui ogni elemento è posto lì, che funzione ha, perché c'è una certa struttura, questo ci dà, non so come dire, non è imparare a memoria a suonare un pezzo al piano perché abbiamo imparato dove sono i tasti, è imparare la teoria musicale di base. Questo ci consente di comporre. E quindi penso che. È chiaro che io preferirò, se ho la conoscenza della musica, come hai detto tu, sentirò più mio un pezzo che ho composto io. Devo avere le basi per farlo. E Crowley stesso, in Magic, dice: i vostri rituali personali grezzi saranno sempre più efficaci dei rituali più arzigogolati della magia cerimoniale che imparate da altri. E se lo diceva Crowley, buona camicia a tutti, voglio dire. Esatto, ma mi ricordo che anche Crowley dice al Magic, non so se mi ricordo se è proprio nel paragrafo dell'allestimento del tempio, quando parla degli equilibri, di come vanno messe le cose, dice poi dopo sta l'ingenium, cioè alla motivazione del mago, un mago che non ha un po' di ingegno di spirito suo, vabbè, che Beh, lascia ma allora, stare, cioè, si fa capire. Cioè. anche perché ripetere a Pappagallo un rituale senza sapere che cosa si sta facendo e perché lo si sta facendo, perché sto tracciando un pentagramma di un certo tipo, perché sto usando un certo nome, perché faccio la croce cabalistica, quello non è più magia. Quello
quella è superstizione. Esatto, E esatto. noi ci teniamo a fare una bella distinzione fra magia e superstizione, quindi la comprensione Esatto. anche intellettuale delle cose è importantissima perché ci consente di fare le cose in modo cosciente, consapevole, volontario, davvero, esercitare davvero la nostra telema, altrimenti diventa superstizione, diventa ripetizione. Esatto. Bene, ci sono altre domande o se... Un attimo, se dopo vuoi abbiamo ancora tempo, possiamo Sì. ancora vedere un attimo, mi metto la maglietta però adesso Sì, perché... fai lo strip, vai. Dai che c'hai un sacco di ammiratrici in chat, vai. Vabbè, adesso mi metto la Adesso maglietta. Yuri canta. Vabbè. Comunque, mi sembra, dai, molto carina come iniziativa. Non è una cosa che abbiamo visto molto spesso, noi a dire la verità, neanche in altri gruppi o in altre situazioni online, perché un conto è far vedere un rituale, un conto è fare una lezione teorica, un conto è mettere insieme le due cose e farvi vedere in modo pratico, ma ribadendo tutti gli aspetti, di spiegazione anche teorica, il perché si fanno certe cose. Penso che sia una cosa, insomma, un po' particolare, insomma. Mi fa piacere che siamo riusciti a organizzare questa serata, ne faremo altre perché poi volendo. Fra l'altro mi diceva, mi sembra, forse proprio parlando con Francesca l'altro giorno, sì, che anche nelle congreghe Wicca, dato che comunque Gerald Gardner viene fuori, lui ha fatto diverse esperienze ovviamente, ma conosceva la Golden Dawn, ha praticato magia cerimoniale, ha praticato all'interno diciamo di una congrega di Rosa Croce, e poi è stato iniziato in una congrega neopagana di streghe neopagane prima che si usasse il termine Wicca, perché Wicca è un termine in Middle English, in inglese, medio inglese, antico inglese, che è l'antico termine per strega, per witch, si diceva Wicca. E lui ha riutilizzato questo termine e ha inventato lui di fatto questa nuova via, un po' come ha fatto Crowley con la telema, diciamo, questo è il suo figlio, diciamo, la Wicca. Ma di fatto ancora oggi vengono insegnati il rituale minore del pentagramma, il rituale del pilastro mediano, come strutture fondamentali anche all'interno delle congreghe Wicca. E da cui poi dopo si ovviamente sviluppano rituali di altro genere, ma il pentagramma come idea è un'idea che adesso è diventato simbolo della stregoneria, no? La stella a 5 punte è simbolo della stregoneria a tutti gli effetti, ma in realtà viene sostanzialmente dal rituale del pentagramma della Golden Dawn, della magia cerimoniale. Poi sicuramente anche quello viene preso da altre fonti più antiche, per carità, possiamo andare avanti, no? Però di fatto Gardner e Alex Sanders prendono molte cose proprio anche da questa fonte. Per dire che, appunto, ribadiamo l'importanza del tipo di canovaccio, cioè un'invocazione preliminare, un'azione che facciamo ai quattro quarti per chiamare energie con la creazione di un cerchio, l'invocazione di entità che permettono di gestire in modo intelligente, autonomo, queste energie che abbiamo chiamato, e ripetere l'invocazione preliminare. È una struttura fissa, molto semplice, molto versatile, molto utile, che possiamo usare in tantissimi modi differenti. Il pentalfa dei pitagorici, certo, assolutamente. No, ovviamente poi la stella a 5 punte viene usata nelle tombe egizie, anche se in modo un po' stilizzato, è proprio la stella, no? Le energie astrali. Quindi pensateci, perché imparare il pentagramma vuol dire cominciare a mettere le basi per poter creare anche dei vostri rituali personali che hanno una validità strutturale, rituale e simbolica molto forte, un'efficacia e una validità molto, molto forti, insomma. Sì, poi volevo dire che quando si rispetta la legge del quattro in questo rituale, fondamentalmente si può fare, come avete visto anche Crowley ci ha messo dentro fondamentalmente un inno, un mini inno. Potete farlo anche voi, potete introdurci qualcosa legato alla vostra divinità, cioè basta rispettare lo scheletro, che alla fine è la legge del 4 che c'è dentro queste cose qua, no? Quella che hai appena accennato, parlato tu.
Vabbè, ci stanno arrivando un po' di ringraziamenti, di complimenti, bla bla bla, grazie, va bene, grazie a voi, non stiamo a fare. Ma invece, se ti va, allora adesso potremmo provare a inquadrare il cerchio, sì, pitagorico, buonanotte, il cerchio di Pietro Dabano, che tu hai, no, sostanzialmente semi-permanente nel tuo tempio perché usi per le varie operazioni, no? Sì, evocazioni. Allora. Ti fanno tantissimi complimenti, Stefano. Dicono che hai una bellissima voce, che potresti fare teatro, che sei bravissimo a spiegare le cose. Quindi sono molto contento di collaborare con una persona così in gamba. E fra l'altro che ha. Vabbè, Penso io felice a te perché ti dai l'opportunità di affiancarti in questo percorso. vabbè. No, Stefano, una persona che ha tanti di quei numeri, tanti di quei titoli, tanti di quelle specializzazioni. Sono tanti anni che pratica e non ne sentite mai parlare. Dovete proprio fargli girare le balle per fargli fare l'elenco di tutte le cose che ha, le iniziazioni che ha fatto, se no non lo sapreste neanche mai. Prendete in considerazione questo quando vedete tanta gente che nei gruppi si mette lì e fa l'elenco di quello che sa fare, da chi è stata iniziata, queste cose le faccio solo io, e la magia quella lì vera è quella che faccio io. Tenete presente che c'è tanta gente, tanti iniziati, io non faccio parte della categoria, assolutamente. Ma ci sono tanti iniziati validi che magari li conoscete per 10 anni prima di saperlo, perché sono persone umili che seguono il silenzium, che non si vantano, che hanno modestia e per questo cercano sempre aiuto e consiglio, si confrontano sempre, non sono mai dogmatici, non pensano mai di avere la verità rivelata in tasca. E Stefano è una persona così, anche perché sennò io non ci collaborerei. Quindi volevo. Dire che sono molto contento di queste iniziative che stiamo Grazie. portando avanti insieme. Ecco. Grazie. Grazie a tutti voi. Allora, Iuri, sì, prenderei il telefono in mano io, Giuseppe, così magari riesco a far vedere a tutti. Vediamo, scusate. Allora, se sposti un attimo, allora, lì la sedia. Allora, forse vado meglio così in questo momento. Aspetta. In questo momento, perché più o no, forse è meglio come prima. Yuri, Sì, eccoci. da dove vuoi che iniziamo? Lo spieghi tu? Io ti vengo dietro facendo vedere. Da Va dove vuoi bene, iniziare? allora, il cerchio di Pietro d'Abano è il cerchio di evocazione normalmente definita angelica o teurgica, contenuto nell'Eptameron, che è un libro di magia angelica e di magia planetaria, Eptameron perché sono i 7 pianeti primari dell'astrologia classica, ognuno dei quali è collegato a un arcangelo e a una serie di altre entità, di altre intelligenze. Se poi lo mixate con un paio di altri libri medievali di origine araba come il Picatrix, potete andare avanti a studiare e praticare magia planetaria per 20 anni, perché c'è tanto anche lì da imparare che non basta una vita anche solo per quel piccolo aspetto della magia cerimoniale, figuriamoci. Ed è un cerchio magico che in realtà va benissimo anche per altri tipi di evocazioni. Io ho fatto delle evocazioni goetiche con il cerchio di Pietro d'Abano e sono, per quanto possa dire, riuscite molto bene. Anche perché il cerchio di evocazione goetica è una sorta, quello classico di Crowley, di Mathers, è una sorta di cerchio di Pietro d'Abano generalizzato in cui chiamiamo tutte le entità planetarie di modo da renderlo valido in qualunque momento, mentre invece quello di Pietro d'Abano è più specifico e chiami invece l'entità di quel momento in cui devi fare il rituale. Quindi ci sono entità del giorno planetario, dell'ora planetaria, della stagione, eccetera, eccetera. Quindi ogni volta che fate un'operazione lo dovete cambiare, che può essere un po' scomodo, per cui nella Goetia abbiamo detto, vabbè, boh, facciamo una roba più generica che vada bene sempre, buonanotte al secolo. Esatto. Però in realtà va benissimo il cerchio di Pietro d'Abano, anche per le vocazioni goetiche o di altro genere, o divine, teurgiche, di altro genere. Al centro, come vedete, abbiamo dove c'è l'altare, dove c'è in questo momento in piedi Stefano, abbiamo Alfa e Omega. Perché abbiamo Alfa e Omega? Perché il cerchio è diviso in 4 anelli. Poi, se volete, vi passo dei link sul mio sito. Ho fatto un lungo articolo sulla descrizione di tutto il cerchio di Pietro d'Abano, che è molto, diciamo, completo.
Abbiamo quattro anelli, e, se, diciamo che dovreste vedere un po' come una piramide, ok? All'esterno del cerchio c'è il mondo ordinario, Malkuth, il mondo ordinario. Man mano che entriamo, ci sono questi anelli concentrici che sono quasi uno scalino che ci fa salire sempre un po' di più, sempre un po' di più. È chiaro che il cerchio è piatto, ma immaginiamocelo a livello spirituale, è come una piramide a gradoni concentrica. Il centro è ciò che c'è di più vicino al creatore, a Keter. Noi siamo no, come si diceva, un cerchio è l'immagine in scala del creato, chi sta al centro del creato? Il creatore. E quindi Alfa e Omega riflette questa cosa, riflette il fatto che Alfa e Omega sono un modo per chiamare no, Cristo e sostanzialmente Dio, no, il Dio creatore, l'inizio e la fine di ogni cosa. Attorno nel cerchio subito esterno rispetto all'altare, rispetto all'alfa e omega, abbiamo anche qua sostanzialmente quattro nomi sacri di Dio che sono fra l'altro molto simili a quelli che noi abbiamo detto prima nel pentagramma che servono per attivare i quattro pentagrammi, ok? Praticamente una ziggurat esattamente, una ziggurat schiacciata, diciamo. Che sono il tetragrammaton, ok? Tetragrammaton è come dire Yahweh o come dire Yod-Heh Vav-Heh, che è il tetragramma, le quattro lettere appunto dell'alfabeto ebraico che formano il nome di Dio. Adonai, che infatti usiamo anche nel pentagramma. Eloi, che è un modo per dire Elohim, va bene, ma nel pentagramma usiamo Eyeh, Asher Eyeh, ma effettivamente Elohim è un altro dei nomi con cui viene chiamato Dio, diciamo, nella Bibbia ebraica. E di nuovo Aglah, che, come abbiamo detto prima, è un acronimo di Atteh Gevurah Leolam Adonai. E perché? Perché nel centro c'è l'energia pura, creativa, senza nome, Alfa ed Omega. È Dio nella sua essenza più pura, è l'Ein Sof, se vogliamo. Appena fuori ci sono gli attributi che possiamo dare a. Poi Dio, ragazzi, non ne parliamo in termini per forza cristiani, religiosi, parliamo di un principio, parliamo di un simbolo, parliamo di un'idea, ci rifacciamo a quella tradizione, ma ovviamente. Ok? Quindi sono gli attributi del Dio in quel momento che stiamo evocando, quello con cui ci stiamo identificando. Poi abbiamo l'anello di mezzo, ok? E nell'anello di mezzo ci sono tutta una serie di nomi che sono interessanti. In particolar modo nell'anello di mezzo andiamo proprio a cominciare, perché dato che stiamo scendendo e stiamo scendendo nella materia, dobbiamo dare delle coordinate, perché sopra nelle Sefirot superne, nell'Ein Sof, in Keter, non esiste lo spazio-tempo, no? Quindi quella parte è uguale sempre per tutti, non a caso. Man mano che usciamo e che ci avviciniamo alla materia, quindi siamo già nel cerchio, nell'anello centrale, dobbiamo dare delle coordinate spazio-temporali per far capire che noi stiamo facendo un rituale in questo luogo e in questo tempo. E quindi mettiamo il nome dell'ora e dell'angelo dell'ora, che cambia a seconda del giorno planetario, mettiamo il sigillo dell'angelo, relativo a quel giorno e il nome dell'angelo di quel giorno, i ministri dell'angelo di quel giorno, il nome della stagione, il nome sacro della stagione. Il nome degli spiriti che dominano la stagione, il nome del capo del segno della stagione, il nome della terra, il nome sacro della terra e il nome sacro del sole e della luna in quella stagione. Ad esempio, in questo caso, leggici un po' cosa hai messo. Tu hai fatto è un cerchio del mercoledì. Allora, io non mi ricordo di preciso quando lo feci l'ultima volta, però se tu hai sotto mano i dati riesci a risalire anche alla data e tutto di quando lo feci, perché a questo punto. È sicuramente un mercoledì d'inverno che l'abbiamo fatto l'ultima Perché? volta. Ecco, allora abbiamo Tauni Rafael. Allora, aspetta. Taun Rafael è la terza ora notturna del giorno di Mercurio, del mercoledì. Ok, quindi ha il nome dell'ora e l'angelo che è Rafael. Poi mettiamo il sigillo di Rafael, giustamente. Rafael. Esatto, il nome dell'angelo che è sempre Raffaele, essendo di mercoledì. Dopo abbiamo Miel Serafiel. Che sono i ministri dell'angelo,
Quindi domenica abbiamo, che so, Dardiel e Uratapael, lunedì Micael e Samael, martedì Satael e Amabiel e mercoledì Miel e Serafiel, che sono quelli che infatti sono inseriti nel cerchio, visto che è un cerchio fatto di mercoledì. Poi abbiamo Farlas. Farlas è il nome magico della stagione, in questo caso dell'inverno, perché evidentemente è un cerchio che è stato fatto un mercoledì notte, con un rituale fatto nella terza ora notturna del mercoledì, in inverno, nella stagione invernale. Che appunto dovrebbe essere quella volta che abbiamo fatto assieme, Iuri, che è sceso il macello. Va bene. Sì, esatto. Va bene. Poi una volta la raccontiamo, vabbè. Sì, dai, va bene. Cose che cadevano. Sì, vabbè, po'. Amabel Ktarari. Sì, che sono gli angeli della stagione, Amabael Ktarari, che sono gli angeli della stagione invernale, esattamente. Altarib. Che è il capo del segno della stagione invernale. E poi ci sono i nomi della Terra, del Sole e della Luna, che sono. Geremia, Commutaf, Sì. Affaterim. Esatto, Geremia, Commutaf e Affaterim, che sono i nomi della Terra, del Sole e della Luna in inverno, i nomi sacri. Poi andiamo nell'anello esterno, l'ultimo anello, quello più vicino alla materia, quello più vicino a noi, diciamo, e nell'anello Esatto. esterno troviamo i. Mediat, ah scusa, scusa, sì, Vai, di. vai. No, no, vai, vai. Mediat Rex. Poi Suquinos. Sì. Sallales. Esatto. E basta. E basta, perché sono tre su questa, che tante volte ce n'è quattro o anche cinque, se non ricordo Esatto. Sì, in alcuni male. casi, per esempio, sabato c'è Maimon Rex, Abu Malit, Assaibi, Balidet. Venerdì c'è Esatto. Sarabotes Rex, Amabiel, Aba, Abalidot, Flaef. Invece il mercoledì c'è Mediat o Modiat Rex, Suquinus e Sallales, che sono i nomi degli angeli dell'aria di quel giorno lì, del giorno in cui voi state facendo il rituale. Sembra complicatissimo, visto così. In realtà ci sono degli schemi che voi non dovete fare altro che seguire e mettere i vari nomi nei vari cerchi. Ovviamente diciamo, il cerchio interno e il primo anello sono sempre uguali, come abbiamo detto, quindi gli unici che cambiano sono l'anello mediano e l'anello esterno, con appunto tutti i vari ministri, angeli, arcangeli, nomi della terra, nomi dell'aria, del sole e della luna, relativi al momento, al giorno, all'ora e alla stagione in cui state facendo il rituale. Questo lo facciamo vedere perché è un altro esempio di un cerchio magico che parte da dei presupposti diversi rispetto al pentagramma o al rubino stellato o ad altri rituali simili, cioè in quel caso non dobbiamo fisicamente tracciare a terra un cerchio. Nel caso invece, per esempio, dell'Eptameron di Pietro d'Abano o della Goetia, delle vocazioni goetiche, veniamo istruiti a tracciare effettivamente, fisicamente a terra un cerchio che è circondato da una serie di nomi divini, di entità, di arcangeli, di spiriti che non sono solo a protezione, sono anche a riconoscimento della nostra autorità e a portare, chiamare energie con cui, astrali con cui possiamo lavorare. Va bene? E poi dopo c'è una procedura di consacrazione. Cioè, noi, fin tanto che tracciamo il cerchio e basta, come possiamo vedere in questo momento, il cerchio non è consacrato, per cui è semplicemente Esatto. un disegno per terra, no? Però poi dopo, Esatto. invece, sia nell'Eptameron che nella Goetia, cioè, c'è una procedura di purificazione e di consacrazione del cerchio che segue in modo un po' più lasso, diciamo, ma comunque una sceneggiatura che per certi versi è simile sempre appunto a quella del pentagramma, perché andremo ovviamente ai quattro quarti, eccetera, eccetera. Quindi è un altro esempio di un altro modo di concepire l'idea di cerchio, visto che questa è una serie di live che abbiamo fatto sul concetto del cerchio magico.
volevo aggiungere a livello pratico, per esempio, a me se lo concesso che qualcuno di voi abbia la possibilità, non è più così tanto complesso nemmeno averlo, in quanto, per esempio, qua è stato fatto con del nastro bianco, eventualmente rovino il pavimento, il nastro bianco viene via tutto. Il caso. Avvicinati un po' perché sennò non si sente molto bene col microfono, scusami. Ho detto, non è molto complesso averlo, per esempio, se uno non vuole rovinare il pavimento, come ho fatto io, mette del nastro di carta, lo lascia periodicamente, nel momento in cui ci serve la stanza dove far altro, non ha rovinato il pavimento. Le scritte, quelle quelle del cerchio centrale, le si fa in penna o in pennarello, perché tanto sono fisse. Le altre le possiamo fare in matita, tanto alla fine quello che vale poi come le consacriamo e che ci siano, così volta per volta, in base al periodo e tutto, possiamo cancellarle sul nastro di carta e andare a rifarle in base al periodo, quando ci serve, in modo che sia aggiornato. Diventa più semplice del previsto una volta che è fatta la struttura, anche qua, no? Certo. Ci tenevo a specificarlo, ecco. No, no, ma fra l'altro io le volte che l'ho usato ho fatto esattamente così. Abbiamo usato lo scotch di carta e Esatto. sopra scrivi i nomi e poi l'abbiamo tolto. Sì. Sì. Fintanto che uno non diventa, come dire, l'Elon Musk della magia, diventa un po' complicato avere una roba differente, insomma. Sì, esatto. Voglio dire, anche va anche bene perché insomma è versatile, lo puoi aggiornare, puoi fare. Ecco, questo è già un cerchio abbastanza imponente, di super magia, insomma, un po' più. Assolutamente. Assolutamente. Dice Marco, se io pensavo di disegnarlo su un foglio A4 e poi di usarlo in modo più mentale che fisico, cioè lo disegni su un foglio A4, lo tieni sulla scrivania, sul tavolo e ci lavori su un piano più mentale. Come dicevamo prima riguardo alle vibrazioni, si lavora con quello che si ha, si lavora anche venendo incontro alle necessità materiali che si hanno, per cui sicuramente si può provare a fare anche quello, a sperimentare anche in quel modo. Certo, se uno ha la possibilità, cioè cambia proprio a livello anche di appunto di teatralità, di suggestione, no? Per carità, però se uno non ha la possibilità di, è giusto fare quello che si riesce a fare, insomma. Sì, poi insomma bisogna sperimentare perché l'importante è quello che conta è il risultato. Quello che conta, Assolutamente. dico, è il risultato, l'importante è sperimentare. Assolutamente, assolutamente. Va bene, signori, se ci sono altre domande, scrivetele pure in chat, facciamo ancora magari un paio di minuti, siamo già 2 ore di live, abbiamo fatto un bel lavorone, direi. Avvicinati un Sì, po', Giussi, scusami, che così si sente un po' meglio. Se avete altre domande, altri commenti, scrivete pure in chat. Dimmi. ci siamo divertiti, dico anche stasera, tutto sommato, dai. Molto, molto. Ma poi è bello vederli effettivamente i rituali, è bello vederli fare, si capisce Sì. tutto molto meglio. Cioè. Ma io sono contento del lavoro che stiamo facendo, Yuri, perché riusciamo a dare delle nozioni teoriche, cerchiamo perlomeno, ci proviamo a dare anche delle nozioni pratiche, perché sai, e secondo me, lo dico a tutti, è molto importante. Io quando iniziai a praticare tempo fa, dicevo, anche leggendo libri, ma dicevo, vabbè, boh, tutti questi libri, tutte queste cose che mi spiegano esotericamente, ma poi alla fine posso vedere qualcosa di come si fanno le cose? Perché la domanda mia era quella all'inizio. E allora Sì. io ho detto, devo fare un passo indietro e devo ricordarmi di cosa volevo io all'inizio e cercare di darlo agli altri. Per Che è il motivo per cui io ho aperto quello. il blog. È il motivo per cui ho aperto il blog, perché il blog che ho aperto, l'ho aperto perché era quello che io avrei voluto trovare quando ho cominciato a praticare. Cioè, non l'ho trovato in italiano, non ho trovato una roba simile, ho detto, vabbè, lo faccio io. Cioè.
Perché? Hai fatto, ecco, ma vedi che ci troviamo anche qua allora. Cioè, Sì, beh, non assolutamente, avevamo mai assolutamente. parlato di questo, eh. No, Però. è vero, è vero. Ma infatti io la prima, quando comincio a praticare, una delle prime cose che fanno molte persone, giustamente, è vai su YouTube e metti il nome del rituale e vedi se qualcuno ha fatto un video in cui si vede come si fa il rituale, perché un conto è leggerlo, un conto è leggere la descrizione, ma un conto è vedere una persona che fisicamente si muove nello spazio e ti fa vedere come si fa. È un Esatto. po' come leggere un manuale di arti marziali, ma cioè, non, Esatto. se non vai in palestra, no? Esatto. E qua è un po' la stessa Esatto. cosa. Ecco, quindi forse dai, forse ci stiamo riuscendo, stiamo facendo qualcosa di carino, di utile per tutti e la strada penso sia quella giusta. Penso, spero di sì. Penso e spero di sì. Va bene, Saranno signori. loro che ci daranno dimostrazione, dai. Se è vero oppure no, insomma, sarà chi ci ascolta. Certo. Va bene, io quindi vi saluterei tutti quanti. Ovviamente saluto Stefano e saluto la paziente Giusy che ha fatto da cameraman per 2 ore, veramente una santa donna. Ciao, ciao a Saluto, tutti. fatti vedere, saluta almeno un attimo, fatti vedere, no? Saluta il nostro pubblico. Eccola, Ciao a ciao. tutti. Ciao Ciao. Giusy. E salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito stasera, ovviamente. Grazie, grazie mille. E ci vediamo presto. Non so ancora bene, adesso devo riguardarmi il calendario, non so bene quali sono i prossimi appuntamenti, ma insomma vi facciamo sapere e ci Adesso vediamo dovremmo avere un giorno presto. due mercoledì di pausa, o non so perché. Insomma, io poi farò anche un po' di ferie, andrò anche via, quindi insomma, però abbiamo fatto due buchi, no? Due mercoledì, lasciato due spazi liberi, no? Se non ricordo male. Adesso vediamo se anch'io c'ho da fare, saltiamo, se no, se sono a casa, magari ci inventiamo qualcosa per fare compagnia Sì, ai nostri amici, vediamo. E poi comunque a esatto. settembre riprendiamo anche poi con gli altri nostri progetti che dobbiamo portare avanti, che quindi poi insomma Portare avanti. Sì, il li terremo più progetto avanti. era anche fare un corso, ovviamente, dove andremo ad approfondire in modo un po' più meticoloso tutte queste tematiche, appunto, però insomma, penso che ne parleremo più avanti in modo più dettagliato, no, Iuri, cosa dici? Sì, ne parliamo quest'autunno, dai. Va bene. Va bene. Va bene, va bene. Ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie mille per essere stati con noi anche stasera. Ci vediamo presto. Grazie a voi, Ciao. gentilissimi, buona serata, ciao! Ciao.